Bentornati al canale Amo gli Italiani, con le ultime novità di oggi. Amadeus ha voluto richiamare una grande cantante italiana dopo averla esclusa da Sanremo, ecco di chi si tratta. Da anni ormai Amadeus è il mattatore della Rai. Il conduttore di origini siciliane ha conquistato i vertici della televisione italiana e si conferma grande protagonista con la conduzione del Festival di Sanremo che nel corso del tempo è riuscito a innovare. Non a caso, oggi sempre più giovani aspettano il festival e sono entusiasti della conduzione di Amadeus. Tuttavia, in qualità di presentatore, Amma deve anche selezionare i concorrenti che parteciperanno a ogni edizione. Sembra proprio che per il 2024 ha escluso una grande artista, ma ora vuole farsi perdonare. Ecco quale annuncio ha fatto Amadeus, l'esclusione da Sanremo per una grande cantante e poi le scuse. Purtroppo sono davvero tanti i cantanti che ogni anno inviano la propria candidatura per partecipare a Sanremo e salire sul palco dell'Ariston. Amadeus trascorre mesi con i suoi collaboratori per scegliere i partecipanti e ovviamente non può includere tutti. A volte deve rifiutare anche nomi altisonanti o che in passato hanno vinto la kermesse di Sanremo, come nel famoso caso dei vincitori del 1997, i Jalis. Ora sembra che il conduttore abbia annunciato anche di aver rifiutato un volto storico della televisione e della musica italiana. Di chi si tratta? Stando a quanto riportato dal portale Dagospia, si tratterebbe di Patty Pravo. Tuttavia, il conduttore avrebbe voluto rimediare alla sua esclusione, invitandola come ospite esclusivo al concerto di Capodanno del 31 dicembre che si terrà a Crotone e che andrà in onda sulle reti Rai. Nel dettaglio, Dagospia ha riportato, al Capodanno di Rai 1, presentato da Amadeus, parteciperanno Patty Pravo, come contentino dopo l'esclusione dal Festival di Sanremo, Cristiano Malgioglio, I Ricchi e Poveri, Annalisa ed Argent Amico. Insomma, per Patty Pravo non ci sarà la possibilità di esibirsi sull'Ariston ma sarà comunque invitata a un palcoscenico importante, di rilevanza nazionale. Oltre a ciò, l'artista potrà partecipare a una festa in diretta televisiva, il modo migliore per prepararsi al prossimo anno. In definitiva, l'appuntamento a Crotone in diretta Rai non sarà da perdere. Amadeus oltre alla Pravo ha puntato su personaggi che sicuramente daranno spettacolo, come Cristiano Malgioglio, Argent D'Amico e l'attuale regina del pop italiano, Annalisa. Questa circostanza comunque dimostra come il conduttore siciliano abbia stretto bei rapporti con i diversi artisti e con i vertici della televisione e sia diventato uno dei punti di riferimento dell'intrattenimento televisivo. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.